Vittorio Brumotti a Brescia e ho visto questa aggressione che purtroppo è stato costretto a subire. Ecco, io voglio in questo video di oggi fornire la mia opinione per quanto riguarda quello che ho visto, fornire quindi il mio giudizio. Io apprezzo in non poco Vittorio Brumotti, Vittorio svolge il suo lavoro, qualcuno ha scritto di recente a Brumotti non si doveva fare. Cioè, Brumotti si doveva fare gli affari suoi, Brumotti ha sbagliato, non doveva fare questo, non doveva fare quello, di qui, di là, piripim parapam. Ecco, io dico, Brumotti stava svolgendo semplicemente il suo lavoro, ok? Ha svolto il suo lavoro in maniera egregia, in maniera perfetta, e deve essere libero di poterlo svolgere, ok? Se a qualcuno non sta bene il suo lavoro che va a svolgere, beh, dico a costui, a chi pensa ciò, beh, può passare e camminare, ok? Allora, l'aggressione di cui è rimasto vittima lui la troupe è un'aggressione vile, probabilmente è una delle più forti e più potenti che lui abbia mai avuto, che lui abbia registrato nel corso della sua esistenza. Ed è un'aggressione veramente vile, secondo me. Stava semplicemente raccogliendo del materiale a proposito di Brescia in una via che è veramente teatro di spaccio. Giorno e notte ci sono personaggi di dubbio gusto che vanno letteralmente a spacciare H24 senza paura e senza preoccupazione di sorta. Questa volta però Brumotti è andata molto molto male, ripeto che è stata una delle aggressioni più forti che abbia mai ricevuto nel corso dei suoi, nel corso della sua vita, nel corso di tanti anni di onorata carriera giornalistica. Eppure che male c'è a testimoniare o meglio a raccogliere materiale per informare eventualmente forze dell'ordine di una situazione o meglio di una realtà come questa? Ecco, sembra quasi che se una persona va a fare come ha fatto Brumotti, non bisogna farlo. Ecco, è una cosa che io trovo assurda, allucinante, incredibile, ok? Inoltre aggiungo che l'omertà non porta da nessuna parte, quindi chi ha un atteggiamento omertoso dovrebbe iniziare a smettersela per sempre. Perché aggredire Brumotti che sta svolgendo il suo lavoro, secondo me, è un crimine in piena regola. E questa è la mia opinione. Dunque, io ringrazio Brumotti per il lavoro che svolge e che fa. Dico a Brumotti, hai avuto il coraggio, hai un coraggio incredibile, hai un coraggio immenso, hai grinta, hai carattere, hai determinazione, hai fascino, hai una grande intelligenza, sei una persona colta, fine, in gamba, buona per bene. Ecco, non lasciarti abbattere. Cerca di lavorare sempre per il bene della giustizia, sempre per il bene di chi ti ama e chi ti apprezza come me, e soprattutto per il bene di chi ti vuole bene come me stesso. Scusate il gioco di parole, ecco questo penso. Dunque, io ringrazio tutti per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, iscrivetevi se vi va, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, e un cordiale saluto a voi e al prossimo video da Leandro, narratore italiano di YouTube Italia. Grazie al grande, mitico, straordinario Vittorio Brumotti per tutto ciò che fa ogni giorno per noi.